quello che si fa. Anche se? Vieni qui. Abbiamo visto Intanto buongiorno e benvenuti a questo importante incontro dopo la celebrazione eucaristica. Io ho il compito di salutare tutti voi, di salutare il nostro vescovo, di salutare il sindaco, tutte le autorità presenti, ma soprattutto di salutare voi a nome dei consigli pastorali della parrocchia di Sant'Andrea e della parrocchia di Sant'Agnese. Oggi è una bella giornata, eh? Una bella giornata non solo perché c'è il sole, finalmente, si diceva dopo tanto grigiore, dopo tanta acqua, ma è una bella giornata perché finalmente si comincia a vedere l'erigersi di un'opera importante, il nuovo oratorio Pio X, un'opera, l'abbiamo anche sentito nell'omelia da Don Piero, che parla di coraggio, che parla di speranza, che parla di fiducia, insomma un'opera che parla di futuro. Noi questo oratorio l'abbiamo sempre pensato come a servizio della comunità cristiana, ma non solo, come a servizio anche della comunità cittadina, come luogo dove si sperimentano, lo diceva il nostro vescovo nel suo intervento, dove si sperimentano relazioni di solidarietà, relazioni di educative, relazioni di prossimità, insomma dove si sperimentano e si vivono relazioni di fraternità. E allora con questo spirito noi oggi vogliamo accogliere questo momento, questa benedizione della prima pietra, e io do la parola da subito ad una persona che ha voluto con grande energia e con grande generosità, oltre che con lungimiranza, questa intrapresa, che non è facile e sarà un'intrapresa che ci impegnerà tutti fino in fondo. Ecco, io do la parola al nostro parroco, Don Piero, per il suo intervento. Ciò che è più importante l'ho detto in chiesa, perché è lì che si costruisce insieme con lui e si edifica la Chiesa, la famiglia, la comunità cristiana. Dopo appunto il rendimento di grazie al Signore con l'Eucaristia, è mio dovere condividere con voi questo momento di gioia e di speranza con la benedizione della prima pietra che poi scopriremo del nuovo oratorio Pio X. Si sta realizzando un sogno da lungo atteso e seriamente maturato a partire dal 2007. Mentre facciamo doverosa memoria dei 60 anni del vecchio oratorio, memoria resa presente anche con l'intervento di Monsignor Domenico Segalotti, che è stato il primo cappellano con Monsignor Mario Cecconi nel primo oratorio. Ebbene, memoria carica di ricordi, lo sappiamo, esperienze e un servizio educativo di tanti preti e laici, ma ora dobbiamo aprirci non solo alla memoria, ma alla profezia, vale a dire alla sfida educativa che ci attende. Tutto ciò richiede fiducia e coraggio, con responsabilità e servizio, soprattutto delle famiglie e di laici, adulti e giovani, maturi nella fede e parte attiva per e con la comunità cristiana.
tutto ciò in positiva sinergia con le istituzioni e le agenzie educative presenti nel territorio. Confidiamo inoltre che il non facile impegno finanziario possa essere insieme condiviso ed affrontato con generosità. Un grazie lo esprimiamo al Vescovo Emerito Monsignor Ovidio Poletto, che fin dagli inizi ci ha guidati e sostenuti. Ed ora il grazie al nostro Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini, che continuamente e insistentemente stimola la diocesi ad un forte impegno per la pastorale giovanile e per la pastorale familiare. Un grazie alla Conferenza Episcopale Italiana per il sostanzioso contributo a favore del nostro oratorio reso possibile dalla contribuzione dell'8 per mille a favore della Chiesa Cattolica. Sono oltre 800.000 euro che ci giungono. Una grande riconoscenza la esprimo alla comunità parrocchiale, in particolare al Consiglio Pastorale e ai Consigli Pastorali e per gli affari economici e ai vari gruppi che animano la nostra comunità. Un doveroso grazie al signor Sindaco e all'amministrazione comunale per la collaborazione chiara, credibile e trasparente che ha inteso stabilire con la parrocchia, convinti come siamo che porterà a termine quanto insieme responsabilmente assunto e deliberato. Un grazie per la piena collaborazione del progettista Ugo Perut, ideatore, ma anche direi ascoltatore, fra parentesi, io ho paura degli architetti che impongono e non ascoltano. Ecco, lui è stato attento anche alle nostre esigenze. Vorrei ricordare e ringraziare l'ingegner Giuseppe Carniello per la parte strutturale, dell'ingegner Renzo Masson per la progettazione degli impianti. Ed infine un grazie all'impresa ICEP e alle sue maestranze che con impressionante celerità sta realizzando il primo lotto del nuovo oratorio. Scoprendo poi la lapide c'è un'espressione, è in latino ma lo intende anche Francesco, no? In nomine Domini. Questa invocazione è incisa sulla prima pietra e in nomine Domini continueremo il nostro cammino. Grazie di cuore.